Salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video. Ed oggi, amici miei, come potete ben vedere ci troviamo sempre su Skyrim e andremo a vedere una nuova missione. Più che altro andremo a capire come diventare degli agricoltori. Sì, avete capito bene, la missione che andremo a fare ci darà la possibilità di avere una fattoria, di poterla gestire, vedremo un po' quello che si potrà fare. Avremo la possibilità di piantare le nostre piantagioni di carote, pomodori e cavoli e funghi. Andiamo a vedere esattamente la posizione dove dobbiamo andare per raggiungere questo nuovo luogo. Esattamente dobbiamo dirigerci a Rorikstead. Una volta giunti a Rorikstead, qui, state attenti, mi raccomando, ai bambini laggiù che si avvicinano e vi derubano di tutti i vostri averi. Dobbiamo passare per di qua, superare questa fattoria. Questa piantagione di cavoli alla nostra sinistra e dirigerci da questa parte fino a quando non troviamo una dimora. Eccola qui, questa torre, e lì, amici miei, ci sarà un segreto ad aspettarci. Andiamo a vedere. Eccola qui, piantagione, colline dorate, nuova scoperta. Ci sarà un fantasma. Dobbiamo ucciderlo. Attenzione, mamma mia. Uccisione così, appena visto, un colpo, morto. Iniziata la quest, i morti, inquieti. Ispeziona la piantagione alla ricerca di indizi. Benissimo, il cadavere non ha lasciato nessun oggetto. Qui però c'è un corpo. Cerca Urval. E a fianco una nota, una pagina strappata. Andiamo subito a vedere. Mi sento strano, sento caldo e freddo allo stesso tempo. Mi trema la mano, non riesco a scrivere, mi sento confuso, credo di essere stato avvelenato. Alla fine ha vinto lei. Dobbiamo trovare qualche altro indizio, quindi penso le macchie di sangue. Dobbiamo entrare in questa casa. Andiamo a vedere. Proviamo a salire di sopra. Un libro. La quest ci dice di leggere. Trova il laboratorio nascosto. Porta di legno. Delle scale. Si scende. Tipo una cantina. Un pulsante. Attiva pulsante. Wow! Un cadavere con un'accetta. Oh, gente, sento gente. Dei fantasmi? Oh, mamma mia, ma cos'è? Uccisi in un colpo, sti fantasmi. Ispezione del laboratorio alla ricerca di indizi. La povera John Quill non ha nulla con sé, c'è un'accetta e un altro diario. Delle pozioni, buono, tutti questi oggetti, questi ingredienti per crearle. E qui abbiamo un diario. Scopri cos'è successo a Rin. Vediamo se all'esterno troviamo qualcosa. Allora, davanti a noi abbiamo la parte che penso dopo si potrà coltivare. Lì abbiamo la torre. E basta, quindi l'unica zona è questa torre. Vediamo un attimo. Un'accetta. Qui abbiamo un rastrello addirittura. Oh, che è? Che è? Che è? La tigre della Malesia. No, non è vero. La tigre della tundra di Skyrim. Un cadavere. Amici. Spada giocattolo di Rin. È morto. Completata. Scopri cosa è successo a Rin. Riporta la spada giocattolo di Rin alla fattoria. Eccoci qua, dobbiamo scendere sicuramente qua sotto. La missione. No, dice sopra la freccia. Questa stanza. Posiziona spada di Rin. Parla con Rin. Eccoli. Tutti e tre. Parla. Ora la tua famiglia può riposare in pace. Ci ringrazia. Sparisce. Chiave della piantagione. Praticamente ci ha dato. Si conclude la quest dandoci tutta questa casa. Questa, amici miei, è la nostra fattoria. Che possiamo utilizzare. Ma più che altro, usciamo.
e, uscendo, se ne attiva un'altra, vita in campagna. Dobbiamo piantare 10 coltivazioni. Quindi andiamo a vedere un po' come si fa. Dobbiamo andare qui, attiva terra fertile, e in base giustamente agli oggetti che voi avete, ora nel mio inventario ho solamente la carota e qualche fiorellino, andate qui e lo piantate, oggetto piantato. E dovete fare così per 10 volte. Ok, assumi un assistente per le piantagioni. E chi? Non meglio di Lidia. Allora, mia Lidia, siamo qui nella tua nuova casa. Voglio assumere un assistente per la mia piantagione. Ti interessa? Ovvio che ti deve interessare, Lidia, perché... assumi un bracciante che lavori per te. Ah, addirittura possiamo chiedere direttamente a lei di assumere per 500 pezzi d'oro dei braccianti che lavorino alla fattoria. Ovvio, vai Lidia. Oh, eccoli. Pagati, ecco qua il drago che arriva e devasta già la mia fattoria. Salve. Lei chi è? Bracciante? E lei è un bracciante? Dovete lavorare però, non pensate al drago, vi ho assunto per lavorare. Ora la missione ci dice di andare a creare un recinto per gli animali. Andiamo a vedere, possiamo creare l'arnia, una decorazione esterna, dormitorio dei braccianti, giustamente, il mulino a vento, un'officina del fabbro, recinto per animali e una stalla. E creiamo recinto per gli animali. Ok, parla con Lidia per acquistare il bestiame. No, vabbè, se n'è andato a pascolare. Cioè, non si possono lasciare da soli sti personaggi, sti compagni. Cosa sta facendo? Dove sta andando? Lidia! Sono la tua spada e il tuo... sì, è Lidia però. Mi abbandoni così? Vorrei che comprassi un cavallo per me. Allora vorrei che comprassi nuovi mobili per la fattoria. Però li compriamo dopo. Compriamo del bestiame. Certo. Ecco. Cosa avevi in mente? Ah, possiamo scegliere una mucca, qualche capra, un paio di galline. Compriamo tutto, Lidia. Vedrò di comprare una mucca in salute. Devo sceglierne uno? Ok. Aspetta un paio di giorni prima che Piantagione Colline Dorate inizi a farti guadagnare addirittura. Detto questo... Amici miei, torniamo alla nostra fattoria, così facciamo passare del tempo e vediamo effettivamente se otteniamo dei guadagni. Parla con Lidia per prendere i guadagni di oggi. Ok. Scendiamo, speriamo che non se n'è andata via. Ma guarda dove sta! Ma guarda dov'è! Parla con Lidia, ma perché sta qua giù? Perché? Sono qui per i guadagni. 106 d'oro. Raccogli il raccolto aggiuntivo dalla dispensa. Quindi praticamente tutto quello che avanza lo prendiamo poi qui. Le coltivazioni, il latte e le uova prodotti da questa fattoria vengono conservati automaticamente in questo armadio. Completata vita in campagna. Brocca di latte. Giustamente abbiamo solamente in questo momento... La mucca, e perciò possiamo creare solamente il latte. Ragazzi, questo è quello che ha da offrire l'agricoltura, la fattoria, questa nuova aggiunta del Creation Club all'interno di Skyrim. Interessante. Al massimo, se ne avete voglia, realizzo un altro video in cui vado a potenziare al massimo questa dimora, la fattoria, così da vedere cosa ha da offrire al top del potenziamento degli edifici, della casa dei braccianti, i vari recinti, eccetera. Quindi, io vi ringrazio. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!